Io penso che ora o mai più, perché o ci mettiamo adesso, subito, a creare i posti di lavoro, oppure un pezzo d'Italia sarà portata via dalla crisi. Per questo le infrastrutture sono da sempre, nella storia dell'economia politica, lo strumento migliore. Poi in Italia servono, perché ci serve che le scuole siano a norma, perché ci serve che non ci siano problemi di dighe che crollano o di problemi di frane. Ci serve che le ferrovie funzionino. Questo elemento oggettivo utile per l'Italia è anche una grande chance di posti di lavoro. Cioè l'uovo di Colombo, c'hai i soldi, ti servono le cose che devi fare e quelle cose che puoi fare con i soldi che ci sono creano posti di lavoro. Ragazzi, aspettare è da pazzi. Che cosa si fa col MES? Il MES sono soldi che ci vengono dati a un prezzo più vantaggioso. Costa meno restituire il prestito del MES che restituire il prestito che prendiamo sui mercati. Quindi chi dice di no al MES vuol dire che c'ha dei soldi da parte. Se quelli che dicono no al MES ci prestano 37 miliardi, noi diciamo no al MES. Finché non tirano fuori 37 miliardi sull'unghia, prendiamo quelli più vantaggiosi. In realtà sul MES c'è una trasversalità. Sento Giorgia Meloni o Matteo Salvini dire cose che non stanno né in cielo né in terra. C'è una verità oggettiva dei fatti. La verità oggettiva dei fatti è che il coronavirus è un disastro, un dramma. Ha tagliato via una generazione. Io sono orgoglioso di stare in un paese che ha salvato i nonni. Contemporaneamente il conto di questo salvataggio lo pagano i figli. Allora basta con le discussioni polemiche, politiche, Meloni, Salvini, crimi e quant'altro. Il MES serve all'Italia. Nel libro dice che quella alla scuola è stata una ferita che difficilmente si rimarginerà. Io 2 mesi fa ho detto di riaprire le scuole e sono stato subissato di fischi e di insulti. Penso che se avessimo gestito in modo diverso, per esempio portando nel mese di maggio a scuola i ragazzi della maturità, facendo a tutti il test sierologico e controllando tutti i ragazzi della maturità, forse avremmo potuto gestire in modo diverso. Detto questo, è inutile piangere sul latte versato. Compito della politica invece è avere una idea, una visione. Ormai è andata così sulle scuole. Bene, preoccupiamoci di settembre, che non ci siano problemi di didattica a distanza. I nostri professori hanno fatto didattica a distanza, i nostri ragazzi hanno fatto didattica a distanza. Lo diciamo o no, che siamo orgogliosi del fatto che la buona scuola abbia permesso maggiormente la didattica a distanza, ma che la didattica a distanza non è la soluzione? E che ci vuole il contatto e che bisogna avere delle aule migliori e che bisogna mettere miliardi di euro nell'edilizia scolastica? Sbloccate i cantieri, lo chiediamo ancora oggi, abbiamo perso 3 mesi, bene, ma ne abbiamo ancora 3 mesi, ma di rimettere a posto pezzi di scuole si può fare, però scrolliamoci di dosso questo senso di ineluttabile destino preoccupante. La mossa del cavallo vuol dire questo: se ce la mettiamo tutta, l'Italia cambia. Se smettiamo di lamentarci, ce la possiamo fare. Questo non vuol dire dimenticare i morti. I morti li portiamo con noi ed è un dolore che si rinnova, soprattutto per quelle famiglie che non hanno potuto dare l'ultimo saluto a un proprio congiunto. Ma adesso quello che ci viene chiesto è darsi una smossa. Il ministro Azzolini ha detto che a settembre saremo tutti in classe. Io dico che è doveroso, che non possiamo permetterci scherzi su questo e quindi di conseguenza al lavoro, correre, sblocchiamo i cantieri. È stato giusto ripartire tutti insieme? Sì. Io sono per le autonomie delle città, però quello che è fondamentale è che il Paese si riconosca unito dietro il tricolore e dietro le proprie istituzioni. Poi certo, parla con uno che voleva fare una riforma costituzionale per garantire una gestione diversa dell'emergenza sanitaria. Quindi potrei star qui a dirle, ve l'avevamo detto che occorreva la riforma del titolo quinto, perché è la verità, ma a che serve viaggiare con la testa rivolta all'indietro? Guardiamo al futuro. Però di riforme ne continua a parlare. L'elezione diretta del capo del governo, secondo me, è una possibilità. Poi non voglio essere io a fare la proposta, se no mi accusano di personalizzare. Scelgano qual è la strada migliore, ma la sintesi è che noi viviamo in un tempo in cui tutto è sondaggio, tutto è opinione, tutto è news 24 ore su 24, Twitter, Instagram, e dall'altro lato hai un sistema che è la democrazia parlamentare, che viene percepito come arcaico. In realtà è molto bello, ha una sua storia, una sua dignità, una sua tradizione, ma la democrazia parlamentare spesso non si concilia. La democrazia parlamentare non si concilia con queste nuove forme e nuovi modelli.
La democrazia parlamentare la fa la prossima volta. Vai, ciao. Ciao.